Telegiornale del Veneto, buonasera. Le anticipazioni della prossima edizione, naturalmente Covid in prima pagina perché sono sempre alti i contagi in tutta la nostra regione. Oggi sono 576 nuovi infetti, ma il dato della giornata è che si torna a morire per Covid. Due le vittime sempre nelle ultime 24 ore, dopo giorni nei quali non era deceduto nessuno a causa del coronavirus. Sono state invece 43.758 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto. Sono state utilizzate il 93,7% delle dosi consegnate ai magazzini della sanità regionale. E quindi le persone che hanno già completato l'intero ciclo vaccinale e quindi anche il richiamo si aggira intorno al 49% della popolazione residente. Ed è boom poi di iscrizione agli slot dopo il decreto che di fatto obbliga il Green Pass per accedere al ristorante al chiuso oppure alle palestre. E proprio per il Green Pass monta un po' in tutte le piazze del Veneto la protesta, crescono ora dopo ora le adesioni alle proteste contro il Green Pass. In testa alla protesta baristi ed esercenti dei locali. Guidano la rivolta perché ritengono di non essere dei controllori, che non è compito loro controllare il Green Pass, e cominciano a comparire anche i primi cartelli nei negozi e nei bar. Qui si entra anche senza Green Pass. E quindi poi parleremo di vacanze. Questo è il primo weekend, anzi l'ultimo weekend del mese, il primo weekend che dà il via alle vacanze estive. E infatti le strade del Veneto erano oggi da bollino rosso, in particolare particolarmente trafficate le strade che portavano verso il mare. E quindi i dati dalle località del mare sono molto buoni per un luglio in cui è l'80% la percentuale dei posti letti occupati, e si va verso il tutto esaurito per il mese di agosto. Queste e altre notizie naturalmente nell'edizione che comincia fra pochissimo. Crescono ora dopo ora le adesioni alle proteste contro il Green Pass. Baristi e ristoratori guidano la rivolta e nelle vetrine appaiono i cartelli: qui si entra senza Green Pass. Il Veneto è una delle regioni con la più alta adesione ai vaccini. Dopo l'annuncio del Premier sul Green Pass obbligatorio, anche oggi tante file in farmacia per il documento. Partita dal Veronese per le vacanze a Gatteo Mare, senza aspettare l'esito del tampone, un'anziana è risultata positiva. Vacanze finite per 30 coetanei che erano in bus con lei. Primo weekend di grandi partenze su strade e autostrade del Veneto, la voglia di vacanza vince su tutto, mare preso d'assalto. Le terme padovane, tra i settori più penalizzati dalla pandemia, calano l'asso per rilanciare il settore. Sinergia tra comuni e albergatori, obiettivo 1 milione di arrivi. I cicli di affreschi del XIV secolo a Padova sono da oggi patrimonio UNESCO. Città in festa è il nono sito patrimonio dell'umanità del Veneto. Vaccini in ritiro oggi per la Lazio, la squadra biancoceleste che si trova sui Monti Bellonesi si è immunizzata dopo la richiesta del presidente Lotito a Zaia. TG Veneto News, edizione serale, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito, parliamo di Covid e Green Pass. Ristoratori e titolari di attività si organizzano sui social, sono pronti alla protesta, decisi a far cambiare il decreto, soprattutto sul fronte sanzioni, e minacciano manifestazioni di piazza.
Oggi e domani, peraltro, in molte città venete scendono in strada anche i Novax. Sentiamo. Il Green Pass appena approvato, obbligatorio dal 6 agosto per bar, ristoranti, piscine o cinema, fomenta la piazza. E dopo i no mask, dopo i no vax, ora sono pronti a dar battaglia i no pass. Sono i disobbedienti della certificazione verde, già agguerriti sui social e pronti a manifestazioni eclatanti. Da Facebook a Telegram i no pass minacciano manifestazioni tra oggi e domani contro il passaporto della schiavitù cosiddetto. Piazza Duomo a Padova, Piazza Bra a Verona, Piazza dei Signori a Treviso, a Venezia, in Campo San Geremia, in Piazza dei Signori a Vicenza. Ma sono sulle barricate anche i lavoratori del commercio o dei locali, anch'essi nei prossimi giorni scenderanno in piazza. Una serie di azioni eclatanti, azioni anche di piazza, che portino, diciamo, all'attenzione di opinione pubblica e istituzioni le difficoltà che hanno gli operatori. Lunedì andrò come presidente di Veneto Imprese Unite a Firenze a incontrare i vertici nazionali di TNI, tutte le nazionali imprese, per vedere di coordinare un'azione questa volta nazionale. Sulle vetrine dei locali cominciano intanto a comparire i primi cartelli che dicono: da noi entrerà chiunque. Un cartello che ha avuto un grandissimo successo anche a livello nazionale, è stato condiviso da 100.000 persone circa in tutta Italia. A farsi capopopolo, infatti, ci sono i gestori di tutte quelle attività che saranno obbligati a controllare l'effettivo possesso del certificato dei propri clienti. Il mondo della ristorazione fa però un distinguo, ad esempio, tra ristoranti, che con calma possono verificare le certificazioni, e bar, gelaterie o pizzerie, dove la clientela è più dinamica di passaggio e i ritmi serrati. È iniquo, illogico e anche di fatto una regola molto difficile da rispettare. Per tutti invece, dai gestori di palestre ai locali, però, il grande problema è quello del ruolo di controllore che viene loro attribuito e delle sanzioni che si rischiano. Non siamo agenti pubblica sicurezza, io non posso chiedere documenti a nessuno, vogliamo solo lavorare. E allora l'altra strada, qualora il decreto rimanesse, dicono, è quella di eliminare le sanzioni per i gestori delle attività. Dovrebbe valere la stessa regola del divieto di fumo, cioè io cliente che entro in un pubblico esercizio so che non posso fumare. Il mondo dell'ospitalità e degli eventi dunque si sta organizzando per poter proseguire l'attività. Alcuni eventi non si svolgeranno proprio e intanto anche la verifica del Green Pass potrebbe essere anche più semplice del previsto grazie alle app. Sentiamo. Bar, ristoranti, associazioni, organizzatori di spettacoli e sagre hanno 2 settimane di tempo per attrezzarsi e consentire l'accesso solo a chi è in possesso del Green Pass. Se la diffusione del virus ha già fatto saltare 2 grosse manifestazioni come la Fiera del Riso a Isola della Scala e la Festa dell'Uva a Bardolino, già molti altri eventi erano stati rinviati al prossimo anno. Ora si sta studiando il nuovo decreto e solo nell'arco di qualche giorno si scoprirà se altri comitati getteranno la spugna. Il problema potrebbe esserci per gli spettacoli per i quali sono già stati venduti i biglietti. In arena, ad esempio, ai protocolli previsti potrebbe essere semplicemente aggiunta la lettura del QR code. Il Green Pass obbligatorio non è un problema per Verona Fiere, che già con Opera Wine ha sperimentato l'organizzazione per l'accesso in sicurezza. Alle linee guida anti-assembramento, con 400 telecamere intelligenti, e ai dispositivi anticontagio verrà aggiunta la verifica del pass. Model Expo a inizio settembre sarà il banco di prova. Ma sul territorio non esistono solo grandi realtà strutturate come la Fiera o la Fondazione Arena. Con sorpresa, commercianti e associazioni hanno scoperto che il Ministero della Salute, di fronte alle limitazioni dettate dall'obbligo del Green Pass, ha previsto anche il modo per verificarne la validità. Nessun investimento costoso, basta uno smartphone e scaricare la app Verifica 19 per trasformare un telefonino nello strumento idoneo all'accertamento. Effetto Green Pass obbligatorio, non solo le proteste. Dopo il decreto del governo riparte anche la corsa ai vaccini. È boom di prenotazioni, migliaia i posti occupati in tutto il Veneto in poche ore. Andiamo a vedere cosa è successo a Vicenza. Ho chiesto se mi fa il Green Pass, mi ha detto sì, l'ho fatto subito, infatti è stata molto gentile, me l'ha fatto immediatamente. Mai più senza. Il lasciapassare verde come un passepartout per concerti e partite, palestre e piscine, fiere e musei, serate al cinema e cene al ristorante. Dal 6 agosto anche per sedersi al bar servirà il Green Pass. L'ho scaricato, sì, e basta. Penso serva per muoversi meglio, penso. Chi
non riesce a scaricarlo sul telefonino, si rivolge alla farmacia di fiducia. Basta arrivare con la tessera sanitaria, pochi minuti e la certificazione è pronta. Come sono stata vaccinata in Trento, volevo sapere se lo posso scaricare anche in una farmacia veneta. E adesso proviamo a vedere se riusciamo. Nei centri vaccinali le agende che faticavano a riempirsi ora vanno saturandosi. È l'effetto Green Pass nel Vicentino come in tutta Italia. Più di 5.000 prenotazioni in 4 giorni nell'ULS 7 Pedemontana, stesso trend nell'ULS 8 Berica. Un'impennata vertiginosa rispetto all'andamento lento dei giorni precedenti e sono soprattutto i giovani ad affrettare l'appuntamento finora snobbato. Gli under 30 vaccinati nell'ultima settimana sono il triplo degli adulti tra i 50 e i 69 anni. Faccio tutto quello che si può fare. I molti posti ancora liberi consentono di fissare il proprio turno a breve scadenza. Chi è stato convocato per oggi, invece, non ha subito l'influenza del decreto. Facevo lo stesso, perché è giusto farlo. Il vaccino va fatto comunque al di là del Green Pass. Il Green Pass è solo una scusante, secondo me, per dire alle persone di farlo. E c'è chi chiede di anticipare la seconda dose per poter partire per le ferie. Io devo andare in Sardegna fra 2 settimane. Quello sarà la mia vacanza, diciamo. Se uno è contro il vaccino, insomma, sono scelte. Io sono pro, infatti sono qua per appunto vaccinarmi, quindi spero che la maggior parte della gente lo faccia. Una comitiva di pensionati della Bassa Veronese invece era partita per 2 settimane al mare, ma solo dopo 5 giorni sono dovuti rientrare. Una dei componenti era risultata purtroppo positiva. Rientro forzato dal mare e quarantena per una 30 di anziani della Bassa Veronese che in comitiva si erano recati a Gatteo Mare in provincia di Forlì. Il pullman, partito ieri dalla riviera romagnola, ha riportato a Legnago i vacanzieri per fare ritorno in famiglia, dove dovranno restare isolati fino alla fine del mese e solo dopo un tampone negativo saranno liberi. La fine del soggiorno climatico è dovuta alla scoperta di una 83enne residente a Minerbe che aveva avuto un contatto con una parente contagiata. Prima della partenza si era sottoposta ad un tampone. La signora, che aveva già ricevuto la doppia dose di vaccino, non avendo nessun sintomo, aveva quindi deciso di mettersi in viaggio senza attendere il risultato dell'esame. Dopo 5 giorni l'ULS 9 l'ha informata che quel tampone era positivo. Immediatamente si sono attivati tutti i protocolli. La pensionata è stata sottoposta ad un nuovo tampone che stavolta ha avuto riscontro negativo, ma nonostante ciò è stato predisposto il suo rientro immediato al domicilio di residenza con un'ambulanza. La signora, dalle notizie che ho, sta bene e questo credo che sia grazie alla doppia vaccinazione che ha effettuato. Purtroppo facciamo ancora fatica a capire che il vaccino non ci protegge dal contagio del virus, ma sicuramente ci protegge dalla malattia, perché la rende il virus meno temibile. Quindi è davvero importante che tutti si vaccinino, soprattutto per rispettare non solo se stessi, ma anche il prossimo. Il resto della comitiva invece è stato spostato nelle proprie camere con l'obbligo di non uscire. Prima della partenza tutto il gruppo è stato tamponato con esito negativo. Noi speriamo naturalmente che le persone coinvolte non stiano male, questo prima di tutto. Stiamo vivendo un momento di particolare difficoltà perché sappiamo che è molto aggressiva questa variante, però signori, attenzione, massima attenzione, perché il virus sta girando. E ci auguriamo che chi è partito oggi, in questo ultimo weekend di luglio, possa rimanere in vacanza, perché in questo primo weekend grandi partenze su strade e autostrade del Veneto. Traffico aumentato del 25%. La voglia di vacanza dunque vince su tutto, mare in particolare preso d'assalto. Ufficialmente è partito l'esodo estivo, o meglio ripartito, visto che l'anno scorso è stato grande assente. Non sono previste giornate da bollino nero, ma già questo è stato un sabato da rosso sulle autostrade venete. Sulle tratte gestite da CAV, mattinata con rallentamenti per traffico intenso in direzione del litorale. Oltre 17.000 i veicoli transitati tra il bivio con la A13 a Padova e quello con la A57 ad Arino, con picchi di 3.500 mezzi all'ora. Alla barriera di Mestre sono passati più di 11.000 veicoli. Andando a Jesolo. Ok, avete fatto un po' di traffico, coda? Un bel po' di coda dietro, c'è stato un incidente. State andando?
andando? A Venezia. Ah, di Verona, poi Gardaland. Da dove venite? Sicilia. Nave de vero. Vabbè, shopping. Sì, in teoria se ce lo permettono, sì. Andando a Bibione. Ultimo fine settimana di luglio, il primo tradizionalmente legato agli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Rispetto allo stesso sabato dello scorso anno, la società concessionaria di Mestre ha registrato un aumento del traffico intorno al 25%, ma spalmato nell'arco della mattinata, dunque senza picchi di criticità. Qualche rallentamento, però tutto sommato si scorre. Si assiste ad un ritorno dei volumi di traffico ai livelli pre-pandemia. Bel segnale per il nostro turismo. Ai caselli tante targhe straniere, austriaci, tedeschi, ma non solo. From the US? Okay. Where are you going? We're going to Venice. Concessioni autostradali venete si è fatta trovare pronta con un piano di intervento ad hoc per il traffico dei vacanzieri, 144 telecamere di controllo per gestire code ed eventuali incidenti. Ciao, è la cava del centro operativo. Al chilometro 363-200 est vediamo che c'è un trattore stradale che sporge in corsia di emergenza. Non so se... Garantita l'apertura di tutte le porte di uscita dall'autostrada, caselli presidiati, mezzi attrezzati, pronti ad intervenire, sospesi tutti i cantieri sul passante e sulla tangenziale di Mestre. Fino al 15 agosto, caffè offerto nei weekend tra la mezzanotte e le 5 nelle aree di sosta a Rino Est e Ovest. Pausa caffè, poi ripartiamo subito, praticamente subito. A Jesolo, un bagnetto, una mangiatina di pesce e torniamo indietro. Turisti in arrivo e il Veneto del turismo si prepara per gli stabilimenti di Abano e Montegrotto dopo il difficilissimo periodo dovuto alla pandemia. Cercano un progetto di rilancio delle terme che si pongono l'obiettivo di raggiungere 1 milione di turisti. L'obiettivo è di raggiungere 1 milione di utenti proprio per promuovere il territorio in un momento decisivo per la nostra economia turistica. È un progetto ambizioso quello dei comuni di Abano e Montegrotto che assieme puntano a rilanciare l'offerta termale del territorio. Sono proprio gli stabilimenti termali ad aver sofferto più di altri settori la crisi economica dovuta alla pandemia. Ora però è necessario ripartire e per farlo i comuni euganei hanno deciso di puntare su una campagna social che coinvolgerà anche alcuni influencer. Una campagna promozionale che avverrà nei prossimi mesi, digitale, che riguarderà tutte le nostre terme, quindi Abano Terme, Montegrotto, ma tutta la destinazione Colli della provincia di Padova. Il nostro territorio è il luogo di salute preventiva più importante d'Europa per i numeri che esprime e per la storia che ha. Non solo terme, il progetto si pone anche all'obiettivo di proporre all'utenza eventi legati all'enogastronomia, allo sport e alla cultura. La nostra imprenditoria è un'imprenditoria forte che ha saputo resistere e che ora vuole ripartire. Ci sono dei segnali che incoraggiano, che vanno però aiutati, supportati in questo momento ed è questo il motivo per cui abbiamo investito più di 220.000 euro proprio per fare una promozione digitale che aiuti il territorio a ripartire. Se l'offerta termale di Abano e Montegrotto ha sempre attratto un numero significativo di turisti stranieri, diventati tra i principali clienti del settore, le limitazioni dovute alla pandemia portano inevitabilmente ad individuare e ricercare un nuovo tipo di utenza. Il target di utenza è un target soprattutto italiano in questo momento, perché la promozione avverrà nei prossimi mesi, ci rivolgiamo soprattutto al mercato italiano e sapendo che da ottobre in poi andremo a interessare anche il mercato di lingua straniera. Il mare invece fa già il pienone. A Jesolo l'80% dei posti letto è occupato e per agosto gli alberghi si avviano al tutto esaurito. Vediamo com'era oggi Jesolo. Una bellissima estate, stiamo ritornando finalmente alla normalità. Finalmente, finalmente sole, mare, turisti e soprattutto finalmente stranieri. Finalmente si è pieno di gente. Questo luglio sorride agli albergatori e commercianti jesolani. Finalmente abbiamo visto anche tanti stranieri, austriaci, tedeschi. Ci accorgiamo subito dei stranieri perché si vede da cosa mangiano. E qual è il piatto che va alla maggiore? No, tranquilla, noi qua andiamo bene, facciamo il polipo con le patate che è molto buono e va via di brutto. E poi la pizza per gli stranieri.
ieri. La pizza, ragazzi, qua va via fortissima, sì, gli stranieri, ma anche gli italiani. Luglio con occupazione media dell'80%, per agosto si va verso il tutto esaurito. La località balneare ha saputo trasmettere un messaggio di sicurezza sanitaria. Dopo un 2020 con meno 40 di prenotazioni, i telefoni oggi squillano. Abbiamo anche un hotel e ho visto che ci sono prenotazioni anche per una settimana, anche per un mese. È stato un giugno lento, un inizio luglio in crescita e in questo momento davvero si respira aria d'estate come dovrebbe essere naturalmente. I ritmi sono dei ritmi pre-Covid, nonostante tutte le restrizioni, tutto quello che sta succedendo. Speriamo in un agosto che tenga duro dal punto di vista meteo e tutto il resto e in un bel settembre, perché abbiamo bisogno di allungare la stagione. Per noi e per i nostri colleghi poi della montagna. Il Green Pass non fa paura, tanta è la voglia di tinterella e relax sotto l'ombrellone. Tanta affa, vabbè, piuttosto di niente. Siete qua in giornata, fate qualche giorno in più? In giornata, il sabato sempre si prende il fresco al mare. Però com'è l'acqua? Diciamo non molto pulita, però è importante divertirsi. L'acqua, non siamo al sud, però ci accontentiamo, dai, carina. Oggi anche si vede il fondo, quindi si sta bene. Spiaggia affollata, si fa fatica a trovare ombrelloni e lettini liberi. Tante famiglie, ma anche tanti giovanissimi attirati dalla movida, che però, dopo alcuni episodi spiacevoli, è sorvegliata speciale. Un po' di divertimento. Sì, è molto bello, molto tranquillo, meglio delle nostre zone. E molto movimento e vita da giovani. Viva Jesolo! E ora ci fermiamo per una breve pausa e poi la cronaca dal Veneto. Dai colli di Asolo, terra di arte e cultura, la famiglia Bedin produce con amore vini di alta qualità, come l'Asolo Prosecco DOCG Superiore. Dal 1948, Bedin, metodo e tradizione. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio, seconda parte del telegiornale del Veneto che riapre con la cronaca e un paio di incidenti nel bellunese e purtroppo una bambina investita ora è grave in ospedale. Sentiamo. L'auto la investe, trasportata d'urgenza all'ospedale di Padova. La vittima dell'incidente avvenuto tra Cesio Maggiore e Soranzen è una bambina di 9 anni che stava attraversando la strada. La piccola è stata colpita questa mattina dall'auto condotta da una donna di 67 anni del luogo che viaggiava verso Feltre e che dopo il sinistro ha avuto un mancamento. I sanitari accorsi sul posto si sono occupati di lei, ma soprattutto della bimba, e ritrasportata d'urgenza a Padova a causa della gravità delle ferite. A condurre gli approfondimenti sull'accaduto i carabinieri della compagnia di Feltre. Durante la notte si era verificato un altro incidente. Un 41enne di Feltre, mentre percorreva la provinciale 37 che collega Anzù a Nemeggio, è stato sorpreso dall'attraversamento di un cervo a Villa Paiera. Inevitabile lo scontro con conseguente caduta. L'uomo è stato portato in serie condizioni all'ospedale di Treviso. Ci spostiamo ora nel Vicentino e per la precisione a Thiene, dove è stata inaugurata la piastra polivalente dedicata a Matteo Miotto, ucciso in Afghanistan nel 2010 da un cecchino. Come ogni giorno partiamo per una pattuglia, avvicinandoci ai nostri mezzi lince prima di uscire, sguardi bassi, qualche gesto di rito scaramantico, segni della croce. Nel mezzo blindo, all'interno, non una parola. Scriveva così l'alpino Matteo Miotto, pochi mesi prima di morire, in terra straniera. Scriveva all'allora sindaco Marita Busetti, raccontandole di quei lunghi giorni in trincea, dove il tempo non ha più valore come la vita umana. Thiene celebra la memoria del giovane alpino che a 24 anni, il 31 dicembre del 2010, fu ucciso in Afghanistan da un cecchino. A lui è dedicata la nuova piastra polivalente di Via Trentino, lì dove si erge verso il cielo una sequenza di gigantografie dedicata al giovane. Struttura sportiva voluta dal sindaco Giovanni Casarotto, condivisa da tutto il Consiglio Comunale. Sono più di 10 anni che praticamente l'obiettivo nostro è sempre quello di far sì che la sua memoria rimanga viva. Questa è una cosa che rimarrà memoria perenne e di conseguenza io posso solo ringraziare chi ha pensato, voluto, realizzato questa cosa. No?
a Matteo Miotto, intitolata la piastra dedicata alle nuove generazioni, ai ragazzi e a coloro che nello sport e con lo sport cresceranno in futuro. Abbiamo voluto lavorare con i giovani, per i giovani, quindi Matteo sicuramente è modello per i giovani. Questa è una struttura che dà risposte concrete al settore giovanile e ovviamente toglie dalla strada tante persone, insomma, quindi abbiamo creato delle strutture calisthenics, parkour, in modo particolare lo skate park, che era richiestissimo dalla città. Voltiamo pagina e andiamo a Padova per una grande e bella notizia, perché il Veneto guadagna un nuovo sigillo UNESCO ed è il secondo riconoscimento per la città del Santo. Dopo l'orto botanico nel 1997, questa volta Padova vince col suo ciclo pittorico trecentesco e Giotto. Sentiamo. I therefore declare draft decision 44.8b.20 adopted. Let me congratulate Italy. Ore 15:27, Padova Urbs Picta è patrimonio UNESCO. Ora si può festeggiare. Italy, you have the floor for 2-minute statement. Thank you. Dopo il provvisorio sospiro di sollievo per lo scampato pericolo di Venezia, che l'UNESCO minacciava di inserire in una blacklist per la mancata soluzione del tema grandi navi, Padova risolleva il Veneto, guadagnandosi il secondo sigillo, dopo quello riconosciuto al suo magnifico orto botanico. Il World Heritage Committee, riunito in streaming da Parigi, Roma e la Cina, ha infatti inserito Padova e il suo ciclo pittorico trecentesco nella lista dei siti considerati patrimonio dell'umanità. Una scelta, era accaduto anche con le colline del Prosecco, prima contrastata e poi rinviata, fino alla proclamazione di oggi. A seguire la diretta streaming, una platea che ha trovato posto al Palazzo della Ragione, mentre il sindaco Sergio Giordani attendeva il verdetto a Roma. Vorrei essere con voi per festeggiare, perché non so, un grande risultato di Padova. Padova, tutti insieme abbiamo costruito una grande cosa nel passato, ma anche oggi, perché siamo stati tutti insieme, tutti vicini. È un segno anche di ripresa economica della città. Grazie, grazie. Vi abbraccio tutti, vi abbraccio tutti quanti. Vi voglio bene. Padova ora si carica di una responsabilità in più, dice la viceministro. Deve rispondere agli occhi non solo dei suoi cittadini o del suo paese, ma agli occhi di tutto il mondo. Sì, oggi è una giornata veramente importante per una comunità. Ho già detto al sindaco che presto verrò a trovarvi, disponibile per qualunque cosa. E di nuovo complimenti a tutti voi per il risultato che avete portato a casa per tutto il paese. Grazie. Immediati commenti per questo importante riconoscimento a partire dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. La proclamazione dei cicli di affreschi del XIV secolo di Padova, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha detto è motivo di gioia e orgoglio per tutto il Paese. Mi congratulo con tutte le autorità e le amministrazioni che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato. In particolare col Ministro Dario Franceschini, la Sottosegretaria Lucia Borgonzoni che abbiamo sentito, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e il Sindaco di Padova Sergio Giordani. E proprio il Presidente della Regione Zaia, anch'esso intervenuto dicendo che è una bella giornata che entra nella storia dell'arte, della cultura, della storia di Padova, ma di tutto il Veneto. Padova Urbs Picta è una di queste e mai come in questo caso il riconoscimento UNESCO è ben riposto, ha detto. Come Regione abbiamo appoggiato questa candidatura anche con uno specifico provvedimento nell'aprile del 2018. Si badi bene, conclude Zaia, che il riconoscimento UNESCO è tutt'altro che facile e arriva alla fine di un lungo e duro esame sui requisiti. E poi naturalmente congratulazioni e felicitazioni anche da Maria Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e Padovana ad hoc, poi un altro padovano dell'UDC, Antonio De Poli, e ancora naturalmente la Coldiretti, ma anche Confindustria e una serie di altri quindi riconoscimenti e congratulazioni alla città di Padova per questo importante traguardo. Ed ora andiamo nel bellunese, parliamo di calcio ma non di quello giocato. La squadra calcistica infatti della Lazio, in ritiro da Auronzo in questi giorni, ha ricevuto quest'oggi il vaccino. Vediamo.
Nell'ambito delle attività di prevenzione del contagio da coronavirus, la squadra della Lazio, in ritiro ad Auronzo, dopo l'allenamento al Rodolfo Zande Giacomo, ha proceduto alla vaccinazione anti-Covid effettuata dallo staff medico dell'ULS Dolomiti alla presenza del direttore Carraro e del sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becker. Questo è il 14° anno consecutivo che il comune di Auronzo di Cadore ospita il ritiro della Lazio, quindi è un record a livello nazionale. Il comune di Auronzo ne è molto orgoglioso, c'è un grande lavoro di sinergia tra prefettura, questura e comune proprio per garantire la massima sicurezza anche nel ritiro, e ricordo che Auronzo è ancora covid free. Credo che sia importante in un momento storico così particolare riuscire a lanciare un messaggio a tutto il mondo sportivo che parte proprio dalle Dolomiti, dal Cadore, quindi da Auronzo, e che sarà un messaggio a livello nazionale. Il vaccino è stato messo a disposizione dal presidente della regione Luca Zaia su richiesta del presidente Lotito, che tiene a precisare come l'iniziativa sia stata voluta in anticipo rispetto alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Devo dare atto al presidente Zaia e al direttore generale che in modo efficiente e in modo immediato hanno dato esecuzione a questa nostra istanza, che è un'istanza di tutti i cittadini, soprattutto anche quelli di Auronzo, che si sentono maggiormente tutelati dalla nostra presenza. Il richiamo del vaccino Pfizer è previsto fra 3 settimane a Roma. Lotito ha smentito le notizie dell'ultima ora uscite sui giornali riguardo ad alcuni giocatori che non erano intenzionati a vaccinarsi. Ci sono stati solo 5 giocatori che, avendolo già fatto, giustamente non dovevano rifare il vaccino. Quindi 3 di questi hanno partecipato ai campionati europei e quindi sono stati già vaccinati dalla nazionale. Tutta la squadra al completo, con tutto lo staff e tutti i loro addetti, si sono sottoposti al vaccino. E rimaniamo nella provincia bellunese, ma cambiamo decisamente argomento. Presentata la mostra dedicata al pittore cadorino Aldo De Vidal. Il percorso espositivo sarà in più sedi dislocate tra il bellunese ma anche nel trevigiano. Una mostra in 3 sedi, Lorenzago, Pieve di Cadore e Oderzo, per ricordare il pittore visionario Aldo De Vidal, è l'iniziativa lanciata dalla magnifica comunità di Cadore e da Calozio in collaborazione con numerose realtà per omaggiare uno dei maggiori interpreti della montagna, un artista nato a Lorenzago che ha narrato il Cadore degli uomini in tutta la sua cruda durezza. Aldo De Vidal ha percorso il secondo Novecento affrontando l'arte come un modello di analisi del territorio. Va a ritrarre i boscaioli, va a ritrarre le donne all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, va ad analizzare il bosco, va ad analizzare il suo territorio. È veramente colui che ha trasformato l'arte nel palpito della montagna, approfondendo queste tematiche in maniera inusuale ma veramente incisiva. Il ruolo della magnifica comunità, mettere insieme tanti soggetti del territorio per arrivare a un bell'obiettivo. Ci siamo riusciti anche quest'anno, insieme alla cooperativa Cadore, al comune di Lorenzago, a Calozio e con l'aiuto anche di tanti altri enti, perché qui parliamo di Camera di Commercio, di Fondazione Cari Verona e quelli che ci hanno dato il patrocinio. Un risultato importante per mettere in luce un artista che ha riflettuto sulla montagna e ci fa ancora oggi riflettere sulle montagne e sui montanari. Per il nostro territorio un'occasione per rilanciare il turismo culturale, nella speranza che l'estate possa portare un po' di respiro dopo un lungo momento di crisi. Non dimentichiamo che Aldo, la famiglia di Aldo, gestiva un ristorante, il Picchio Verde, famoso Picchio Verde, quindi tutto si lega anche al commercio, alla Camera di Commercio, eccetera. È un piacere, un dovere per noi riscoprire e rivalorizzare questi artisti locali, un po' dimenticati forse, per valorizzare anche quello che è Lorenzago, quello che è il paese. E con l'arte e la montagna si conclude questa edizione del nostro notiziario del Veneto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica. Arrivederci.